Ragazze, buongiorno a tutti. Oggi è domenica, lo so, per chi mi segue su Instagram, per chi ancora non mi segue, vi lascio il mio nome qui sopra. Avevo appunto accennato ieri, ovvero sabato, che avrei vloggato, che era una giornata un po' noiosa, eccetera. Poi alla fine il torcicollo non mi ha dato tregua, mi è venuto un forte mal di testa e quindi non sono più riuscita a fare nulla, quindi perdonatemi. Mi faccio perdonare oggi perché appunto vi ho anche accennato che ieri sarei dovuta uscire. Scusate, mi è presa una sete improvvisa, quindi nel frattempo bevo. Appunto sarei dovuta uscire ieri a comprare delle cose che proprio mi servono e quindi non sono uscita ieri, esco oggi. Sto guardando fuori cosa mi conviene fare perché vedo un venticello un po' ambiguo, quindi non si capisce se deve far temporale o meno. Secondo me no, però rischio perché ho le lenzuola del letto della cameretta di Federico stese fuori per asciugare prima. Al massimo tanto faccio toccate fuga e torno presto. Sono nuovamente in fissa con questo rossetto liquido effetto laccato che avevo preso dalla mia parrucchiera un sacco di mesi fa. Linea Love Dream, se lo trovate, della Bella Oggi, quindi è comunque una linea molto economica, ma questo colore mi fa letteralmente impazzire perché è un rosato nude ed è il Rose Blush, il numero 2. Io lo adoro. Un attimo di panico perché lo avevo dimenticato in una borsa. Non so se a voi capita mai di mettere il rossettino che avete applicato in borsa in caso dovete fare un ritocco o cosa, e poi cambiate borsa e dite: boh, non la trovo più. È un veramente un aspettate, eh? È veramente un colore molto molto naturale. Però dà quel tocco carino che sulle labbra che a me piace molto, vedete. Devo prendermi un piercing un po' più corto. Però mi piace veramente, veramente tanto. Comunque, scarpe e usciamo, altrimenti viene notte. E tra l'altro, devo anche mettere l'orologio, che tutte le volte anche quello non lo trovo come i rossetti. Esco perché ho anche una voglia atroce. Ma veramente atroce, ve lo giuro, di carciofini, quelli rustici sott'olio. Lo so, non è il massimo della, come dire. Tra l'altro io non mangio quasi mai cose sott'olio, ma ho veramente voglia di un carciofino rustico sott'olio. Cioè, non chiedetemi perché, per come, un po' come la storia del prosciutto cotto e maionese, il panino, che ancora ora, nonostante questa voglia mi sia venuta tipo un mese fa, ogni tanto ancora dico: amore, sei al supermercato, prendi un etto di prosciutto cotto, ma quello buono, tipo raspini, quelli proprio che profumano di prosciutto cotto da far paura. E poi ci metto anche un filo di maionese che dà quel gusto, quel tocco al panino, che è qualcosa. E il pane deve essere croccante fuori e morbido dentro, cioè proprio delle esigenze specifiche. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, ora è il momento del carciofino sott'olio. Quindi, dopo faccio una toccata e fuga in un supermercato che c'è aperto, anche se qui intorno di domenica c'è poco. La Lidl è da tutt'altra parte di dove devo andare a prendere le traverse, quindi penso che andrò al Carrefour per forza, tanto per un barattolino di sottaceto, insomma, non sott'olio, sottaceto, no, vabbè, comunque avete capito. Niente, io mi spiccio e vado. Missione compiuta. Ho trovato sia i carciofini sott'olio che i peperoni, che non ho mai trovato, solo sott'aceto li ho sempre trovati. Peperoni grigliati sott'olio. Lo so, non è la cosa più salutare del mondo, ma ne ho troppa voglia, ragazzi. Non potete immaginare che voglia ne ho. I peperoni grigliati sott'olio è una vita che dico a Ricky: ma possibile che nessuno li ha? Sempre trovati solo sott'aceto. Ora che li ho trovati, basta, li ho presi. Ovviamente anche del pane croccante fuori e morbido dentro. Il latte, insomma, e le traverse. E ora vado a casa. Io, il mio panciottino, il mio fiatone, andiamo a casa.
fatto una doccia perché sono arrivata a casa già distrutta. Basta che sto un attimo sotto il sole e sento il caldo più del normale. Comunque, ora mi sento meglio. Vi faccio vedere velocissimamente cosa ho preso appunto al Carrefour, anche se ve l'ho già descritto a voce, ma vi mostro. Allora, ho preso appunto il pane, quello croccante. Ho preso queste traversine di emergenza perché noi prendiamo sempre in un negozio di animali il pacco da 50, ma oggi è chiuso, io ne ho bisogno assolutamente oggi. Non abbiamo ben calcolato che stavano finendo. Poi latte parzialmente scremato, solo un litro perché tanto poi lo prendiamo facendo spesa alla Lidl. Questi qua sono i famosi carciofini rustici arrostiti, devono essere una bomba perché gli altri che avevo provato, ma un bel po' di tempo fa, sono i carciofi solo rustici, arrostiti devono essere ancora più buoni. Poi qua ci sono i fatidici peperoni che ho trovato, sono a filetti grigliati anche senza pelle, quindi anche più leggeri da digerire. E non vedo l'ora di assaggiare tutto. E poi, cos'altro? Basta. Quindi questo è il piccolo minuscolo bottino. Allora, è il momento. Sognavo questo gusto da almeno 2 giorni. Scoliamo bene. Siete pronte? Io sì, tantissimo. Troppo buoni. Troppo buoni. No, vabbè. Qua ce ne vuole un altro. Porca miseria, che buoni. Basta. Che carino. Abbiamo un cane che gira in monopattino. Allora, momento struccaggio. Lo so, non ho vloggato tantissimo oggi. Spero che comunque apprezziate, perché in realtà è stata una giornata veramente tranquilla e ero appunto a casa da sola oggi. Ieri non sono stata neanche bene, sono andata giusto a comprare queste due cosine, poi vabbè, ho sistemato casa, quindi non avevo molto da filmare, ecco. E domattina invece usciremo io e Ricky, andremo a ritirare degli esami, quindi vedrò se vloggare o meno, anche perché ragazze, quando non ho molto da filmare mi sembra un vlog un po' misero, quindi tante di voi mi dicono no, vlogga lo stesso, vlogga lo stesso, la maggioranza di voi, quindi siete sempre tanto tanto care, però non lo so, non so proprio cosa, magari sono priva diciamo di contenuto e quindi non mi viene spontaneo fare il vlog. Comunque, mentre mi strucco, visto che avevo fatto un sondaggio in cui vi chiedevo se fare dei video appositi o se parlarne in un vlog di Temptation Island VIP, mi avete votato per la maggioranza di parlarne in un altro video, quindi già che mi sto struccando vi dico giusto la mia. A me è piaciuto moltissimo, non pensavo, perché comunque è VIP, quindi non lo so, avevo paura e sicuramente magari così fosse una cosa un po' troppo costruita, un po' troppo studiata a tavolino, e magari sicuramente io continuo a credere sia così, però non lo si sente, ecco, non pare che sia una cosa costruita, anche se magari lo è, però l'importante è che quando lo si guarda, ahi, mi è andato un po' nell'occhio, che quando lo si guarda non ti dà comunque questa impressione così netta, e bene o male ti distrae, ti passa una serata a guardare un programma che comunque non è palese sia costruito, poi anche se lo è, a me comunque è piaciuto. Mi ha
stupita in parte la sfacciataggine veramente della Marini, che proprio si è lanciata tra le braccia di questo spagnolo per lanciare, per ripassare il suo spagnolo. Fa un po' troppo la galla, come si dice, la galletta, non lo so, è proprio tanto provocatrice. Ma ecco, lei mi sa proprio di una che sta recitando una parte. Il suo compagno, fidanzato, quello che è, marito forse, non lo so se sono sposati, non penso, però comunque è troppo permissivo. Sono insieme da poco anche, forse 6 mesi, quindi no, sposati non di certo, però un po' troppo permissivo, secondo me un po' succube. Anzi, adesso che ci penso, mi pare che si siano lasciati e mollati un sacco di volte come coppia, quindi 6 mesi probabilmente da quando si sono rimessi insieme. Per il resto vi parlo solo velocemente del falò che mi ha lasciato un attimo. Scusate se tiro su col naso, ma ho una specie di congestione nasale che mi è presa tutta adesso, vabbè. Diciamo che questo falò mi ha fatto un po' ridere, perché comunque lui, perdonate, non ricordo i nomi, però lui è stato carino che voleva fare questa proposta di matrimonio. Lei aveva ragione sul fatto, perché lei si è comunque arrabbiata del fatto che lui abbia chiesto il falò di confronto così presto, perché lei voleva godersi l'esperienza, perché sono già sempre insieme per lavoro, nella vita tutti i giorni, quindi voleva un po' i suoi spazi, cioè voleva godersi anche un po' questa esperienza di Tente Chenaille, un po' la vacanza, un po' il mare, un po' voleva staccarsi un po', ecco. Quindi lei è incazzatissima, non voleva neanche andare al falò, lui che l'ha rincorsa nel villaggio delle ragazze. Ecco, questo l'ho trovato veramente troppo, cioè che mi devi obbligare a fare una scelta quando ti ho già detto che non vengo al falò perché voglio continuare l'esperienza, quando tra l'altro già fuori se ne erano accordati del fatto che lei volesse staccarsi un po', quindi voleva sfruttare l'esperienza pieno. Lui non l'ha ascoltata e la proposta di matrimonio al falò gliel'ha voluta fare dopo soli 5 giorni, quindi lei è incazzatissima. A Simona Ventura gli ha detto: no, noi usciamo insieme, però perché ovviamente non c'è stato tradimento né nulla, però sono incazzata nera. E quindi mi ha fatto un po' ridere, perché lui comunque, per quanto abbia sbagliato, non abbia rispettato i tempi di lei, però comunque era un gesto bellissimo di chiederla in moglie davanti a tutta Italia. Però boh, lei: stai zitto, non dire niente, non voglio sapere nulla, andiamo via insieme. Sì, però sono incazzata. Mi ha fatto un po' ridere. Comunque ci sono cose più importanti, secondo me. Però ognuno ha la sua esperienza, lei voleva i suoi spazi, quindi lo posso anche capire. E poi cos'altro che mi ha colpito particolarmente? Bettarini, l'ex della Ventura, anche lì. Diciamo che a parer mio la sua fidanzata è troppo troppo giovane per lui e credo che lui abbia, mi ha colpito un po' la vicinanza dell'avventura con la nuova fidanzata, in cui le diceva: ti capisco, come dire, tutti i difetti di Bettarini li conosco molto bene, non per nulla si è separata. Si è lasciata, divorziata e tutto quanto, nonostante abbiano 2 figli, credo, però comunque si sono lasciati, quindi insomma, questa cosa del fatto che abbiano messo l'ex della presentatrice è sicuramente una cosa molto allettante, comunque a me incuriosisce molto, soprattutto perché comunque anch'io sono una donna separata, quindi vedere queste cose, no, mi lascia un attimo perplessa, tutta questa amicizia con l'ex, quando io comunque purtroppo, nonostante abbia fatto tanti tentativi, non ci sia modo di avere un bel rapporto. Mi colpisce, mi incuriosisce, ecco, quindi lo guardo proprio così. Ah, vabbè, anche se secondo me sono quei rapporti che ci sono per i figli, ma secondo me l'avventura ha le sue cose, la vedo un po' restia a volte, non è che lo guarda come dire: se, vabbè. Comunque ragazze, io mi sono struccata la bene meglio
non fate caso alla mia maglietta distrutta da casalinga frustrata, ma dopo mi cambio anche il pigiama. Io vi mando un bacione, sta per tornare anche Ricky dal lavoro, quindi vi lascio. E ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog, spero già domani, in caso nei prossimi giorni. Ma vi voglio bene, ciao!